nell'epoca mitica dell'antico Egitto, potenti divinità schierano truppe e creature mitologiche in epiche battaglie per il dominio delle terre. L'obiettivo di queste battaglie è annientare tutti gli dei avversari e guadagnare l'eterna devozione del popolo egizio. Numero di giocatori, da 2 a 5, modalità solitario, non presente. Durata, circa 25 minuti a giocatore, 35 per il pensatore. Competitivo, complessità, medio-alta. Lingua, italiana grazie a Pendragon, comunque indipendente dalla lingua. Movimento su mappa e controllo del territorio. La mappa è divisa in zone, che possono essere disponibili o meno in base al numero di giocatori, separate dalle linee bianche e dal Nilo, che possono contenere templi, città, il santuario di tutti gli dei, oppure possono essere vuote. Ogni giocatore ha una propria città di partenza, divisa in tre distretti, nei quali potrà costruire le piramidi. In una zona possiamo trovare anche un obelisco o un porto, che influenzano il movimento. Spostando truppe da una zona all'altra si scateneranno delle battaglie per il controllo dei templi, del santuario e delle piramidi. Crescita e sviluppo. Le piramidi che controlliamo ci permetteranno di acquistare delle tessere potere di vari colori in base al numero di giocatori, divise in 4 livelli in base al costo. Grazie a queste tessere acquisiremo dei poteri e delle creature che ci faranno diventare sempre più potenti e renderanno unica la nostra divinità. Gestione delle carte. Ogni giocatore ha una mano di 8 carte battaglia, uguali per tutti, e potrà pescare delle carte intervento divino durante la partita da poter giocare nel proprio turno per ottenere svariati bonus. Durante una battaglia, i due giocatori coinvolti scelgono 2 carte battaglia ciascuno, una da giocare per aumentare la propria forza e una da scartare coperta, più eventuali carte intervento divino da aggiungere. Quando un giocatore termina le carte battaglia, riprende tutti gli scarti e ripristina la sua mano 8 carte. Sarà quindi importante gestire quali carte giocare e quali scartare, anche in previsione di quello che potrebbe giocare l'avversario. Come vincere? Nel corso del gioco i giocatori guadagneranno punti fama, che possono essere permanenti, quelli quadrati, o temporanei, quelli rotondi. Quelli permanenti vengono guadagnati vincendo una battaglia, controllando almeno 2 templi o il santuario alla fine del turno, o acquistando determinate tessere potere. Quelli temporanei si guadagnano non appena controlliamo un tempio oppure una piramide di livello 4, ovvero completamente costruita. Perdendone il controllo si perde anche il punto. Se un giocatore all'inizio di un proprio turno ha almeno 9 punti fama, sia temporanei che permanenti, e nessun altro giocatore ha più punti fama, quel giocatore viene immediatamente dichiarato il vincitore. Turno di gioco. Una partita si svolge in una serie di round composti da una fase giorno e una fase notte. Nella fase giorno i giocatori si alternano giocando un turno ciascuno e in ogni turno scelgono uno dei 5 segnalini a disposizione per selezionare un'azione sulla propria plancia. È obbligatorio che alla fine del round ogni giocatore abbia selezionato almeno un'azione in ognuno dei 3 livelli della propria piramide. Azioni. Pregare fa guadagnare 2 punti preghiera. Innalzare una piramide consente di costruire una piramide di livello 1 di un colore a scelta, oppure di innalzare il livello di una piramide pagando un numero di punti preghiera pari alla somma del livello o dei livelli che stiamo costruendo. Quando controlliamo una nuova piramide, aggiungiamo un tassello del colore della piramide alla nostra plancia delle azioni, per indicare che da ora in poi potremo acquistare tessere potere di quel colore. Acquistare una tessera potere consente di acquistare una tessera potere dello stesso colore di una piramide che controlliamo e di livello pari o inferiore a quello della piramide, pagando un numero di punti preghiera pari al livello della tessera scelta. Reclutare consente di aggiungere un qualsiasi numero di unità dalla riserva in un distretto della propria città, pagando per ognuna un punto preghiera. Più unità insieme formano una truppa. Una truppa può contenere al massimo 5 unità e può essere affiancata da una creatura. Le creature entrano in gioco solo grazie alle relative tessere potere. Muovere consente di muovere una truppa o parte di essa da una zona ad un'altra adiacente. Il numero di passi potrà essere aumentato da alcuni poteri. Se ci troviamo in un distretto con una piramide, prima del movimento è possibile effettuare un teletrasporto verso una qualsiasi zona contenente un obelisco spendendo 2 punti preghiera. Durante il movimento possiamo lasciare o aggiungere unità come vogliamo e possiamo spostarci anche da un porto qualsiasi a un porto blu oppure al porto rosso della nostra città. Entrare o uscire da un distretto conta come un passo e possiamo entrare in un distretto avversario solo se iniziamo l'azione movimento nella zona adiacente alle mura. Quando una truppa entra in uno spazio contenente una truppa avversaria inizia immediatamente una battaglia. Il giocatore che l'ha provocata è l'attaccante e l'altro è il difensore. Si sommano il numero di unità più il valore di forza della carta battaglia giocata più eventuali altri bonus delle carte intervento divino o delle tessere potere e creature, più uno se la battaglia avviene nel proprio distretto. Chi ha la forza maggiore è il vincitore. A prescindere dal vincitore, ogni giocatore perde un numero di unità pari alla differenza tra gli scudi giocati e i valori di danno giocati dall'avversario. Se ha giocato dei danni col simbolo nero preceduto da un meno, sarà il giocatore stesso a perdere quel numero di unità.
Se il simbolo nero è preceduto da un più, allora sono danni da infliggere all'avversario e non bloccabili dagli scudi. Le creature non possono essere sconfitte. Se rimangono da sole, possono essere momentaneamente messe in riserva per poi essere affiancate in qualsiasi momento a un'altra propria truppa. Se è l'attaccante ad aver vinto la battaglia e almeno una sua unità è sopravvissuta, guadagna un punto fama battaglia permanente e il difensore guadagna un segnalino veterano. Se vince l'attaccante ma resta senza una truppa, entrambi i giocatori guadagnano un segnalino veterano. Se vince il difensore, guadagna due segnalini veterano mentre l'attaccante uno. Dopo la battaglia, se è rimasta una truppa del vincitore, lo sconfitto può ritirarsi in una zona vuota adiacente scelta dal vincitore, oppure rimettere tutte le unità rimaste in riserva, guadagnando punti preghiera pari al numero delle unità meno uno. Se al vincitore non è rimasta una truppa, lo sconfitto è obbligato a scegliere quest'ultima opzione e non può ritirarsi. Dopodiché anche il vincitore può scegliere di rimettere la sua truppa riserva per guadagnare punti preghiera. Dopo che tutti i giocatori hanno effettuato tutte le loro azioni, la fase giorno termina e si passa alla fase notte, in cui il giocatore che controlla il santuario può rimuovere due unità da quella truppa per guadagnare un punto fama divino permanente. Il giocatore che controlla il tempio sul delta può rimuovere un'unità da quella truppa per guadagnare 5 punti preghiera. Ogni giocatore che controlla almeno due templi guadagna un punto fama divino permanente. Ogni giocatore guadagna i punti preghiera indicati sui templi che controlla. Ogni giocatore guadagna 2 punti preghiera più 1 per ogni segnalino veterano che decide di scartare. Ogni giocatore pesca una carta intervento divino più 1 per ogni coppia di segnalini veterano che decide di scartare. Ogni giocatore può reclutare un'unità in un proprio distretto per ogni segnalino veterano rimasto. Poi eventuali altri segnalini veterano avanzati vanno scartati. Si sposta l'ordine di turno partendo dal giocatore con meno punti fama che sceglie dove posizionarsi, fino a quello che ne ha di più. In caso di parità sceglie prima il giocatore col segnalino più a sinistra. Pro e contro. Materiali stupendi. Molto ambientato. Divertentissimo. Scalabilità ottima. Potrebbe risultare dispersivo data la grande varietà di poteri tra cui scegliere, che allo stesso tempo danno al gioco un'ottima variabilità. Potrebbero verificarsi situazioni in cui i giocatori tendono ad attaccare principalmente chi è in vantaggio in quel momento. Per Kemet, Sangue e Sabbia, faccina molto felice. Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e seguitemi anche sulla pagina Facebook Joy Giochi. Alla prossima!